Buon pomeriggio. Ma io credo che più che fare una conclusione, spero di fare un inizio di discussione, che continuiamo sul territorio. Ora, inizio da una prima provocazione. Siccome io, a differenza di Zanagni, di cui capisco il senso che la crisi è un'opportunità, lo diciamo tutti, nel famoso rovesciamento degli ideogrammi cinesi, insomma, che in cinese crisi vuol dire sciagura, ma allo stesso tempo opportunità, benissimo. Però io sono molto convinto che nulla sarà più come prima e vorrei che il terzo settore ragionasse su questo. Non sono un catastrofista, non preoccupatevi. Però partirei da un primo ragionamento sul vostro posizionamento e dei buoni vostri sentimenti. Io sono assolutamente convinto che anche nel terzo settore, nell'associazionismo modenese, c'è chi pensa giustamente a Mato Grosso e ai poveri delle favelas brasiliane. Vi farei riflettere, senza essere irriguardoso nei confronti di chi ha un meccanismo di solidarietà di questo tipo, che il dibattito attuale nei palazzi dei poteri della finanza ragiona sul fatto che forse gli investimenti brasiliani salveranno l'euro. È proprio fare una riflessione su cosa significa epocale. Perché, come dice Fernand Braudel, che è stato un grande storico delle civiltà materiali, ogni volta che siamo in presenza di una crisi finanziaria apicale, e questa lo è di sicuro, significa che il capitalismo ridisegna le sue geografie dei poteri. Quindi, prima cosa, è utile ragionare e dire al forum del terzo settore a Modena un discorso di questo genere? Sì, perché io sono totalmente d'accordo che dovete discutere sul welfare che non c'è più, come spendere in maniera diversa risorse scarse, il dibattito con l'assessore che avete fatto, cercare di usare fino in fondo tutte le risorse della fondazione bancaria, e va benissimo, come la discussione che avete fatto finora va in questa direzione, ma il vero problema è che, a mio parere, dovete anche riposizionarvi su cambiamenti che vanno ben oltre il prossimo anno e i prossimi 5 anni, e lo dico perché io sono assolutamente convinto che in questi cambiamenti il terzo settore non sarà più il figlio di un dio minore, nella misura in cui ne abbia coscienza. Questo vuol dire che in quel modello di welfare precedente il giudizio che io do è che voi eravate i figli di un dio minore, non c'è dubbio. E quindi questo è il ragionamento che vorrei fare con voi. Grande mutamento epocale, grande mutamento del posizionamento, abbassare l'arroganza dell'essere l'esercito dei buoni, con tutto ciò che questo significa, e capire invece che si ha un ruolo centrale dentro il cambiamento e il secolo che viene avanti. Perché dico questo, che nulla sarà più come prima? Ma punto primo, a prescindere dalla crisi che è in atto, apro solo una parentesi e la chiuso, è una crisi lunga. Qualcuno pensava che fosse la crisi dei subprime del 2008, no, non è questo. Una crisi lunga è un grande percorso che muta completamente le forme di produzione e le forme di relazione. E quindi bisogna attrezzarsi ad essere dentro un esodo molto lungo che prescinde, dico io purtroppo, dal fatto di cambiare Berlusconi o meno.
fosse sufficiente quello. Le speranze non le mette nel 2011, 2012, 2013, va bene, cambieremo. No! Sì, ok, perfetto, ma abbiamo capito? Uno dice, beh, 2013 è finita e si va a votare, ma non è lì il problema. Non è solo quello, non è solo quello, certo, variabile dipendente significativa, ma non è solo quello. Cioè è un processo molto più lungo. E io la piglio lunga, poi arriverò a Modena, però state tranquilli. Perché quello che noi viviamo attualmente, in primo luogo, è certamente la concentrazione del cambiamento di tre modelli produttivi, che noi abbiamo vissuto tutti e tre. Noi siamo figli del modello fordista, la grande fabbrica, che si è evoluto in Italia in un modello che voi conoscete benissimo, che è il modello che vi ha prodotto il benessere, che è quello che io chiamo quello del capitalismo molecolare. Cioè, per capirci, dei capannoni diffusi, questa, virgolette, morfologia del territorio, per cui uno fa la via Emilia o l'autostrada e trova i capannoni, le villette a fianco ai capannoni, i nanetti davanti nel giardino e la BMW in garage. Questo è il modello antropologico ideal tipico dello sviluppo di questo territorio. Quello che ha prodotto coesione sociale, benessere, governo, eccetera, eccetera. Non differente rispetto a questo dal modello di sviluppo del Nord-Est da tanti punti di vista, uguale identico alla pedemontana veneta, con alcune differenze sostanziali nel ragionamento del comunitarismo locale. Da una parte più tinto di rosso, dall'altra parte più tinto di bianco. Ma sempre di comunitarismo locale significa, non ho usato la parola comunismo, comunitarismo locale, che è una bella parola. Quindi il meccanismo capitalismo molecolare proliferà e l'epoca tra i due secoli è stata caratterizzata dal capitalismo delle reti. Capitalismo delle reti, per capirci, la finanza è capitalismo delle reti, l'alta velocità è capitalismo delle reti. Quindi è stata caratterizzata da questo grande cambiamento. E passaggio conseguente che vi riguarda, questa evoluzione del modello produttivo nella globalizzazione, poi arriverò, ha presupposto un cambio di paradigma. E secondo me, se posso dire, condividendo fino in fondo la vostra nostalgia, abbiamo sorriso tutti quando l'assessore ha detto mi andava bene prima il processo di spesa, ok? Chi non lo vorrebbe? Siamo tutti figli di quel Novecento e di quella nostalgia, che era basato su un paradigma semplice. Da una parte il capitale, le imprese, il meccanismo produttivo, le imprese diffuse, dall'altra parte il lavoro e in mezzo lo Stato, intendendosi per statualità le sue articolazioni, regione, provincia, comune. E ovviamente quella dimensione di spesa dipendeva dal rapporto di forza tra capitale e lavoro. Se in un territorio il lavoro contava un po' di più, mi capite cosa intendo dire, attraverso le sue rappresentanze, la sua cultura politica, e, virgolette, prendeva possesso delle istituzioni, la dimensione del welfare era una dimensione del welfare più favorevole alle forme del lavoro, in altre aree più favorevole alle forme del capitale. Le oscillazioni e il conflitto della politica è dato da questo. Noi siamo tutti figli di questa cultura, che ha prodotto rispetto al ceto politico il mito della finanziaria e a voi il mito delle falegnamerie. Mi spiegherò, qual è il mito della finanziaria e il mito delle falegnamerie. Semplice. Il mito della finanziaria era semplice: se riusciamo a conquistare lo Stato, quando dobbiamo fare la finanziaria a fine anno,
al bilancio dello Stato, redistribuiremo risorse per il welfare, i soggetti deboli, le pensioni, eccetera, eccetera. Credo che sia chiaro a tutti che chiunque conquisti lo Stato in questo momento non deve redistribuire risorse, ma deve redistribuire una roba che si chiama tagli e deficit. Chiunque, poi l'equilibrio può essere diverso, ma chiunque. Perché ovviamente ci sarà sempre per chiunque una lettera della BCE. Per chiunque, fosse Bersani, fosse Berlusconi, la lettera della BCE c'è comunque. È chiaro? Buonanotte. E è la fine delle falegnamerie, perché ovviamente cosa produceva localmente questo? Che c'era un problema, e lo dico senza ironia, non vorrei essere frainteso nel mio cinismo espositivo. E abbiamo avuto un esempio prima nobile, quando lei ha detto: ho fatto una negoziazione con il comune, un tavolo con il comune, e sono riuscita a mandare dei soggetti non diversamente abili a fare e prendere il posto dei bidelli, a negoziare una cosa di questo genere. C'è un processo continuo di negoziazione, no? In cui si ottenevano e si ottengono risorse, che c'è ancora in piedi, e va ancora avanti. Però erano questi due i processi. Ma il problema vero è che il paradigma non è più solo questo. Il paradigma in cui siamo dentro e a cui siamo costretti, o a cui saremo costretti se non è ancora arrivato in maniera radicale qua, è che l'altro paradigma è un rapporto tra i flussi che impattano nei luoghi, li cambiano antropologicamente, socialmente, eccetera, in mezzo alla dimensione del territorio. E faccio degli esempi. Noi in questi ultimi 10 anni, non c'è mica bisogno di fare il sociologo, noi siamo stati investiti da 10 flussi, li elenco tutti in maniera banale. Primo flusso, la finanza è un flusso, ok? Il presidente della fondazione è appena andato via. Il presidente mi può aiutare, è appena stato tempo fa investito da un flusso. Qual è il flusso di cui parlava? Quando Unicredit ha sussunto al suo interno la cassa di risparmio di Modena. È un flusso, un grande flusso che arriva, le banche si sono alzate dal territorio, eccetto le BCC e alcune banche popolari. Le banche sono in un grande processo di aggregazione, si sono alzate dal territorio, e ovviamente condivido che il ruolo e il rapporto che la fondazione bancaria ha dovuto avere, fondazione bancaria emanazione del territorio, della cassa di risparmio, con il nuovo azionista di riferimento, è un rapporto tra un flusso e un luogo. Non solo, chi avrebbe detto che il flusso della Lehman Brothers avrebbe prodotto inevitabilmente in tempo reale l'aumento dei mutui, le difficoltà per le banche locali e per le imprese modenesi? È un flusso. Chi avrebbe detto che siamo qui a confrontarci su flussi per cui ci sono dei soggetti che dispensano le 3A, in base a quelle 3A dispensate, ovviamente il valore dei nostri risparmi e gli spread, tutte queste cose complicate, hanno un problema. Quindi il rapporto con la finanza è un flusso. E quindi in questo discorso di grande cambiamento, mentre nel Novecento il rapporto tra la cassa di risparmio, la fondazione bancaria, il comune, eccetera, era tutto orizzontale, le cose sono diventate più complesse. Un flusso che impatta nei luoghi, li cambia, e in mezzo alla dimensione del territorio. Le transnazionali sono un flusso che atterra sul territorio, cambia, si solleva dal territorio. Dibattito apertissimo che abbiamo avuto